Legambiente ha presentato il rapporto Mare Monstrum 2023 relativo ai reati 2022 che influiscono negativamente sull'inquinamento del mare. Ad emergere su base nazionale gli illeciti sul ciclo illegale del cemento, che occupa il dato maggiore. Il 52,9% dei reati accertati nelle regioni costiere, infatti, è legato al mercato delle costruzioni, dalle violazioni in materia di urbanistica all'abusivismo edilizio. Al 24,2% i reati legati al ciclo illegale dei rifiuti, mentre il 19,7% sono i reati legati alla pesca di frodo. Una perdita economica che a livello nazionale è di circa 500 milioni di euro. A preoccupare è soprattutto il dato abruzzese, perché a fronte di una media nazionale di 8 reati per ogni chilometro di costa, in Abruzzo la media sale a 27,8 reati per ogni chilometro di costa, considerando i 125 chilometri complessivi. La particolarità del dato abruzzese è l'alta incidenza dei reati, perché laddove quindi il valore assoluto ci pone a metà classifica rispetto ai valori nazionali, l'incidenza dei reati ci dice che invece l'Abruzzo ha una concentrazione di illegalità diffusa e capillare che lo mette al quarto posto nella classifica, con un'incidenza quindi che l'avvicina pericolosamente a quella delle regioni a tradizionale infiltrazione mafiosa. I reati più diffusi restano quelli legati al ciclo del cemento, quindi abusivismo, cave illegali, occupazione abusiva del demanio marittimo. Quello che Legambiente propone, soprattutto quindi per rispondere ad esempio ai reati del ciclo del cemento, è la possibilità quindi normativa di abbattere le opere abusive ad opera dei prefetti, laddove dei comuni emettano quindi le ordinanze di abbattimento ma poi non provvedano, e ancora una volta arginare il fenomeno dell'occupazione del demanio marittimo, non solo quindi per la tutela ambientale ma anche per garantirne la fruibilità ad opera della cittadinanza. Per quanto riguarda invece ovviamente il ciclo dei rifiuti, quindi una corretta gestione e l'integrazione con il ciclo idrico permette di risolvere i problemi di inquinamento e di intervenire normativamente per arginare quindi tutti i fenomeni legati all'illegalità della pesca.